Se ti interessa acquistare crediti FIFA scontati, clicca il link in descrizione. Ma bella a tutti ragazzi, eccoci qua tornati con il FIFA Challenge! E signori, questa è una FIFA Challenge fresca fresca, proprio nel vero senso della parola adesso che ci penso. Perché proprio come credo che abbiate ormai capito dal titolo, oggi faremo il Food Challenge Team! L'avete visto solo velocemente, perché se volete un pezzo di questo Food Team, dobbiamo provare ad arrivare a 20.000 likes come ogni nostra FIFA Challenge, perché non facciamo andare a male questo povero cibo. Il video è iniziato da 20 secondi, ho sparato già 40 stronzate, perché signori, partiamo dal portiere, abbiamo proprio lui! Polly! Fidatevi quando vi dico che era l'unico portiere che aveva un nome riguardante il cibo. L'unico. La cosa fa ben sperare perché non abbiamo un solo pollo, ne abbiamo più polli che potrebbero essere 2, 3, 1000. Chissà quanti ne abbiamo in porta. Speriamo non faccia pollate, va, visto che è un 59. In difesa, signori, partiamo alla grande perché abbiamo Olivas, nome Chicco. I genitori te volevano proprio un sacco bene a te. Che poi, tra l'altro, è alto quasi 1,90 m. Un Chicco d'Oliva del 1,90 m. Madonna, che cazzo è? C'è sfami il Tibet. A fianco a Chicco d'Oliva, signori, abbiamo proprio lui. Pepe! Non poteva proprio mancare lui. Abbiamo preso quello ignorante perché in difesa non ci potevamo mettere Simone Pepe. Abbiamo preso proprio lui che dà proprio quel Pepe alla partita. Non farò mai cabaret nella vita. A fianco a Pepe in difesa abbiamo lui, Salamone, alto 1,94 m. Sei proprio un salamone, ragazzo. Chissà come sono i salami in Polonia. Boh, non lo so, ragazzi. Se qualcuno è stato in Polonia e ha mangiato del salame, scrivetemelo nei commenti. Magari se andrò in Polonia mangerò del salame, o forse no. Passiamo al centrocampo, signore. Speriamo di avere qualche primo, perché fondamentalmente abbiamo nominato degli antipasti e dei secondi alla fine. Vediamo un po' se abbiamo qualche primo. No, abbiamo direttamente la frutta, perché siamo alla mela. A fianco alla mela abbiamo Verza. Ecco qui, signori, vedete? Ci abbiamo tanti condimenti e pochi primi. Stiamo facendo dei piatti abbastanza salutari comunque, effettivamente. La Verza non fa male. E lui però c'ha la faccia di uno che ti vorrebbe stuprare in quattro lingue diverse. Passiamo all'altro centrocampista, signori, perché effettivamente di lui abbiamo proprio bisogno. Esatto, acqua. Dopo aver mangiato tutta sta roba, poi c'è stato pure il pepe in mezzo, insomma, un po' di acqua non fa mai male. E vediamo un po' l'altro uomo di centrocampo qual è. Eccolo qui, signori, abbiamo un altro secondo. Insieme al pollo abbiamo il pesce. E lui, signori, l'avevamo incontrato nel porno team e adesso è tornato al suo habitat naturale. E adesso, signori, visto che ci serve qualcosa per mangiare tutto questo, passiamo al tridente. Non è comodo come una forchetta, però fa male parecchio, perché, signori, andiamo a vedere il nostro primo uomo del tridente. Ed è proprio lui, lasagna. È arrivato finalmente il primo, è arrivato un primo, alleluia. Kevin Lasagna, pronto a sfamare tutti. Secondo uomo d'attacco qua, signori, stiamo viaggiando quasi ai livelli del Barcellona. Questi sono meglio dei Messi, Suarez e Neymar. Vediamo un po', signori, ed è proprio lui. Acqua fresca, insieme ad acqua fanno una accoppiata invincibile. Speriamo che sappia dare freschezza al gioco, già che ci siamo. E lui, signori, insieme al nostro ultimo uomo che adesso andremo a vedere, dovrà trascinare questo food team. Ed è proprio lui, signori, Maccarone. Abbiamo il duo dei carboidrati, lasagna e maccarone, insieme ad acqua fresca. Siamo proprio a posto, signori, se ci viene sete col maccarone e con la lasagna, se beve pure. Ed eccolo qui, signori, il food team è completo. Però, ragazzi, non dimentichiamoci, abbiamo anche due uomini qui in panchina che non sono da meno. Abbiamo Bean, signori, questo è un po' ricercato perché in inglese vuol dire fagiolo. E Cocco, che potrebbe entrare al posto di uno dei nostri tre in attacco. E adesso, signori, andiamoci a cercare un avversario da imbottire di cibo, fondamentalmente. Lo facciamo scoppiare dall'interno. Ok, signori, ci siamo. Vediamo un po' questo avversario. Chi ci mette davanti? Li mortacci tua, pezzo di merda. C'ha una leggenda e Tevez presi in prestito e una squadra relativamente di merda. Quindi, insomma, signori, bisogna stare attenti, perché la leggenda, anche se presa in prestito, può far male al culo. Ok, è partito Maccarone. È partito Maccarone. Oh mio Dio, signori, è avvelenatissimo. Ha perso palla. Speriamo solo che non li sappia usare quei due fenomeni che c'è. Ok, forse è abbastanza ritardato questo. Certo, Verza ogni volta che si sdraia per terra si sente a casa praticamente. Tutta quell'erba. Oh, Verza, attenzione. Porca puttana. Oh, mamma mia, Pepe. Oddio, avvelenatissimo. Che cazzo ha fatto? Oh, oh, oddio, oddio, ho sbagliato. Non so se tirare, non so se ti... Non ci voglio credere, l'ho colpito in faccia. Ma quante probabilità avevo che succedesse una cosa del genere? Ok, pesce, pesce, lancia Maccarone. Maccarone, l'assist man. Per acqua fresca. Oddio. Pippa infami, Pippa infami. Vagli davanti, bravissimo. Brutti deficienti. Brutti deficienti, confermo. Oddio, no. Non tirare, per favore, non... Portiere, esci, esci, esci. Pollo di merda. Vai, lasagna. Ma servila bene sta palla. No, non tirare. No, non ci... Oddio! Oh mio Dio! Cosa cazzo ha fatto il portiere? No, è la partita dei miracoli questa qua, ragazzi. Ci stanno i santi che ci guardano qui, sia a lui che a me. Sotto apri, bellissima, bellissima. Vai, Maccarone, vai, Maccarone. Ok, finta. L'hai messo giù, no, mi hai rotto il Maccarone. Guarda, 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 ce l'ha con Maccarone. Oh, questo non si mangia la pasta, oh. Bella così, bella così. Ok, in mezzo, bella.
Maccarone! Maccarone spacca tutto e cade per terra. Oddio, si starà versando il pomodoro da qualche parte. Aia, no, fermatevi. No, no, oddio, mamma mia Pepe. Mamma mia Pepe. Ci siamo. Bravo la mela, sei rotolato bene giù da sto albero. Porca puttana, però non sai fare i passaggi. No, no, bravo la... Oh, ma la mela è meglio in difesa che in attacco. Ma che è sta storia? Vai lasagna. Lasagna che si va a recuperare i palloni ovunque. Attenzione signori, la stiamo facendo l'azione. Sotto, corri a qua. Corri a qua. No, non ci voglio credere. Oh, guardami lasagna. Anzi, acqua fresca, acqua fresca, acqua fresca. Non ci credo. Facci, porca troia. Sotto, sotto, c'è il maccarone. C'è il maccarone, fa la finta maccarone. Rigore, rigore maccarone. Maccarone se lo prende. È tutta tua Verza. È tutta tua Verza. È tutta tua Verza. Ma io la angolo. Ma pure nel rotto division 1 non mi angoli la palla. Ma Dio santo. Dai Verza, riproviamoci. Vediamo un po' se siamo più fortunati adesso. C'ho il cappello tutto storto dopo essermi messo quella cazzo di maschera. Ok, ma ci siamo signori. Un vero pro player. Ecco, l'ho detta la cazzata. Signori, lo stiamo arando. Dovevamo stare 2-0 perché ci siamo inculati rigore. E stiamo 2-0 per il colpo di testa di Acqua. Oh no, mi ha inculato. No, mi sta inculando. Mi sta inculando col glitch del centrocampo. Ma ha inculato col glitch del centrocampo. Porca puttana. Eric, corri. Vai Eric. Vai Eric. Vai Eric. Ok, girati. Bravo Eric. Fa la finta. No, te la sei persa. Eric. Eric. La mela, la pera, la tua zia. Maccarone, guardami acqua fresca. Me l'hai visto, te la sei bevuta sta palla, porca puttana. No, dove è andato? È andato a Frask. Perché il mio portiere era fuori e perché non ha stoppato una palla che poteva fermare chiunque? Però è vero, lui c'ha le ali, bisogna stare attenti a queste cose, signori. E c'ha pure le zampe di gallina. Quelle sotto agli occhi, non quelle sui piedi. Lo lascia lì, lo lascia lì lasagna. Lasagna la passa, ok. Vai a qua, vai a qua. Ok a qua, ok a qua. Dalla di là. Lasagna, lasagna, c'era il portiere fuori e lasagna firma il 3-0, signori, siamo inarrestabili. Quanto cazzo mi piace sta squadra, mi piace in tutti i sensi, me li mangerei tutti uno per uno, però mi piace anche come giocano. No, porti, bravo Polly, Polly respinge in modi stranissimi, ragazzi, non lo so come fa, ma ce la fa. Vai pesce, dalla d'acqua fresca, ok, che è proprio il tuo ambiente, cioè la dovresti proprio vedere bene. Guarda maccarone sopra, mi sa che è fuori gioco. Un maccarone in fuori gioco, signori, quando mai lo vedete? Manco se ve cade il piatto di pasta a tavola succedono queste cose. Ha sbagliato, cazzo, aia no, è andato, ah, oddio l'ho fermato, oddio l'ho fermato. Mi sa che ho fatto fallo, credo, dimmi che non me lo spelli, per favore. Me la so cercata. No, a Chicco d'Oliva, no. Non me lo puoi espellere Chicco d'Oliva, ma dai. È illegale espellere Chicco d'Oliva. Bella questa. Bello questo intercetto. Ok, signori, la stiamo facendo, la stiamo facendo, la stiamo facendo. Acqua fresca è andato. Acqua fresca è andato. Acqua fresca. No, il palo. Ok, il portiere è fuori. Il portiere è fuori. Abbiamo chiuso tutto. Guardami in mezzo. Acqua fresca. No, che stop di me. Bravo, acqua fresca, che ci hai creduto. No. Sei scivolato via come una goccia su un vetro. Vai, maccarone, pre. No, 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 no. Ma questi ci ripartono. Oddio, erano ripartiti. Ero andato a terra come un idiota. Però, signori, 4-1. Che cazzo di squadra che abbiamo fatto. Polli migliore in campo. Cioè, ragazzi, chi l'avrebbe mai detto a inizio partita? Era quello sul quale scommettevo di meno. Però avete visto, ragazzi, alla fine la tattica di mettere più galline in porta ha funzionato. E niente, signori, che dire, sono contentissimo di essere riuscito a fare un altro FIFA Challenge in cui siamo riusciti a vincere e a convincere. Questa qui era una abbastanza gettonata che mi avevate chiesto di fare, quindi ragazzi nei commenti come al solito consigliatemene altre perché veramente sono divertentissime. Quando le vinco sono divertenti, ma pure quando non le vinco sono comunque divertenti. Quindi signori, come al solito nei commenti voglio vedere quello che mi consigliate. Proviamo anche ad arrivare a 20.000 likes per questo episodio, proviamo a fare come tutte le altre FIFA Challenge, vediamo un po' se vi meritate un piatto di quello che abbiamo mangiato oggi. E quindi signori, come già detto, per questo episodio per oggi è tutto. Lasciate un like, lasciate un commento, fate un bel saluto, bella. No, rigore, 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 sono un deficiente, sono un cazzo di deficiente.